L'ho detto ai miei capi che le cose stanno migliorando, ma a me non danno più fiducia, perché non vai a dirglielo tu, vai a dirglielo tu. Sì, a me è piaciuto molto, beh, un film sconvolgente da un certo punto di vista, ma credo che sia un po' esagerato, esasperato direi, la pratica indegna del comparaggio, cioè regali ai medici in cambio di prescrizioni, mi sembra purtroppo che esista. Ma di fatto la cosa strana, almeno a me sembra strana, che ci sia un solo personaggio onesto in tutto il film. Comunque il film funziona bene, secondo me, anche nella parte privata, anche se mi sembra improbabile che Claudio Santamaria, che sembra che vada al patibolo quando deve incontrare il professore impersonato da Marco Travaglio, invece mi sembra che abbia una casa che non so come un propagandista possa permettersi. È una coincidenza pazzesca. Sai che odio di più, proprio non li sopporto. Il film è carino, una commedia sentimentale graziosa, senza volgarità, finalmente, scorrevole, simpatica. È molto brava Geppi Cucciari, che è un'attrice che conosciamo dalla TV, che fra l'altro è dotata di una grandissima autoironia. Bella la Milano dei Navigli, ma certo non è un capolavoro la Billy Wilder, però si vede molto volentieri. Il tuo progetto è ridicolo. Perché non accorci il viaggio? Io e Tony veniamo con te. È la storia di una tizia che si fa 2700 chilometri a piedi nel deserto australiano con 4 dromedari. Credo che alla fine i dromedari siano sfiniti quanto gli spettatori per la noia. Mi piacciono le critiche di Bertarelli. No, lo trovo bello invece. Fai un solo piccolo errore ed ecco che tutto il mondo ti crolla addosso. Secondo film da non perdere questa settimana, anche L'Occhiera a Venezia sarebbe dovuto essere in concorso. Da non perdere, mio marito Stufarello, che proprio dopo 5 minuti esce se non gli piace un film, è rimasto inchiodato alla poltrona e adesso sta dicendo a tutti di andarlo a vedere. Fatelo pure voi. Ma è la storia più assurda che abbia mai sentito. Un tizio che viaggia in macchina, si fa 36 telefonate in un'ora e mezza, io neanche in un mese le faccio, e abbandona la moglie che ama e la famiglia per andare con una con cui ha fatto una sveltina di una notte e che è più vecchia di lui, brutta, per la sua stessa missione, che non ama. Non Mogani, sta in piedi proprio. Da vedere o no? Molto da vedere. Tremaine Alexander. Lei dovrà infiltrarsi, localizzare l'ordigno e neutralizzarlo. Per me è bruttissimo, è una storia già vista mille volte, con il solito infiltrato che entra in una banda di gangster, come al solito semideficienti, che lo accolgono senza accorgersi che è un infiltrato, ma è un film proprio per ragazzini, rumorosissimo, senza senso.